E mi sta infastidendo una cosa, scusa se cambio topic, ma restando nello stesso. Dimmi tutto. Si sta creando questa roba che da quando ha messo il video Mario, sì, tutti sono tornati. Cioè sembra, ma dimmi se mi sbaglio, che siamo un centro nevralgico di egocentrismo, però non ci viene mai detto grazie e per merito loro. Tu questa roba qua, quando te l'ho detto mi hai detto no Daniele, ma sai perché? Perché è davvero tanto egocentrica come cosa. Ma minchia se sto notando robe. Non è vero questa cosa qua dei video su YouTube? Io l'ho detto 2 anni fa e mi ha detto adesso Perché, ma perché non io non vedi che io ho iniziato a seguire la gente, e con seguire intendo che mi arrivano più cose da quando ci sei tu nella mia vita, perché prima ma chi cazzo era Simone Santoro? Non perché non voglio sputare su personaggio. È uscito un nuovo video oggi, capito? L'hai visto? No, io sì, cioè i primi 5 minuti ho visto. E com'è? Nel senso, se non avessi rischiato che mi scoppiasse una vena nel cervello e che gli occhi diventassero catatonici, si ritorcessero su di loro. Bel video, primi 5 minuti, poi non l'ho visto tutto. Quindi... Io parlavo? Non l'ho capito bene, sai? Cioè, doveva parlare delle Olimpiadi. Si chiama Le Olimpiadi a Parigi sono una cosa bella. Ma quello sei tu? Vuoi farne una? Vuoi fare una? Sei bravo tanto solo in questa cosa. Ma non arrivo nella tua vita solo oppure in oppure Marco oppure Marco, guarda, ti tenuti e ti lascio il culo. No. Sesso in cam fra me e Daniele. No, non è vero, è impossibile. Vabbè. Ok, dai, guardiamocelo adesso. Bro, posso dirti un duetto di vorrei un duetto, vai. Ok, visto che siamo arrivati con una bello, bravo migliore suono sulla terra. Sì. E vediamo se riusciamo oggi a... mi sono visto questo con una bella ventata di nostalgia. E i nostri amici Michael, come si chiamava? Marilyn, Down with Marilyn Bling Bling. Siamo ragazzi. Best bikini for big chest. No, sbaglio. E perché sta festeggiando gli 8 anni del canale. Mi raccomando Marco, fai molta attenzione a quello che dici. 15 minuti, bro. No, non l'ho visto. Hai cliccato su. Perché tu non lo fai? Ho visto i primi 5 e poi ho detto mi sento morire. 5 anni di streaming e ancora non so aggiustare l'audio. Hai 20 anni e ancora non sai pensare solo alla fissa sdillabrata di quella puttana di tua madre. Andiamo avanti. Non c'è proprio bisogno. No, c'è bisogno e come, Danielotto? Va bene. Bro, preparati a un rave party cristiano. Ma che dici? Ragazzi, come va? Spero tutto bene. Benvenuti all'8º anniversario del canale. Anche le Olimpiadi funzionano ad anniversari, però a quelle ci arriveremo a breve. 8 anni da quando ho aperto sto canale, dal 6 agosto 2000... Sto per impazzire, togli sta cosa. 16 al 6 agosto 2024. 8 anni che per me sono stati una montagna russa fantasmagorica. Come funziona una montagna russa? Io lo so, che fa valere, però vabbè, il prezzo del biglietto. A salitina, o meglio quello che accade dopo la salitina. Ma tu ti fai tutta una salitina panoramica. Stai là, guardi un po' i rododendri. Arrivi in cima e poi che cosa succede? La cosa che, ripeto, fa valere il biglietto. Bella forchettata questa, eh? Alfa 2, atterraggio. Bravo, bro, proprio come una montagna russa. No. Versi verso gli abissi dell'ignoto. Poi il giro finisce, risali sulla salitina piano piano, riprendi un po' il fiato e poi un altro...
Metti caso, no? Che questa montagna russa ha una... Gli voglio bene comunque. E ti giuro, è da sempre che non volevo. Io pure sono un fan dal giorno zero. Vero, vero. Fa cagare. L'ho che visto tu... nascere e lo guardavo sempre. Me lo facevi vedere pure a volte. Sì, sì, sì. Forse è l'unico canale che tu mi dicevi guarda qua. È vero, è vero. Però con rispetto e non con guarda qua. Guarda che merda, no? Posso dire che si è decomposto. Cioè, il tempo non l'ha aiutato tanto. Però... Sì, si vede che non vuole ridere, però sta ridendo. Esatto. Cioè, questi occhi c'erano dietro di loro una storia tragica. E io voglio saperla tutta. Io no, sinceramente basta, sono stanco di storie tristi. Sono veramente saturo. No, ma fatte bene. Va bene, però qua adesso c'è pure il cristianesimo di mezzo. Vabbè, andiamo. Vabbè, vai, vai. Una certa malfunziona e inizia a andare tutta a 500 km orari. Roba calda. Ma che fa? Stava cercando di divertirsi. 273esimo giro, non sai più come fa per salvarti. Allora vedi, ci sta un freno di emergenza. Lo prendi, lo tiri. Spaventati in tutte le direzioni del Luna Park. C'è chi va in un'altra attrazione e continua il giro. C'è chi va dentro la pozzanghera dei dannati. C'è chi va col culo per terra e dice: ma io volevo stare sulla montagna russa, perché quello là? Mi fai mettere un po' di parmigiano? No. Ha tirato il freno d'emergenza e ritorno sulla montagna russa. Va tutto bene, ognuno vada dove vuole andare. Io però, dopo sto giro di montagna russa, ho deciso che voglio tornare a casa. Sono stato benissimo a Luna Park, mi sono divertito. Tutti i saliscendi, gli alti e bassi, tutte le attrazioni, mi sono sfonnato del zucchero filato. È stato veramente divertente. Però una certa, regà, devo tornare a casa. Ed eccoci qua. Siamo a casa. Benvenuti al pensatoio. Sto divano. Facciamo intro. Stranamente mi sento così guardando un video. Dimmi tutto, Marco. Ho una domanda da farti. Minchia, sono qua, dimmi. E voglio. Non che tu sia imbroglione, ma vorrei mi rispondessi con la massima sincerità. Brother. Io sono così. Minchia. Tu. Allora, no, ma nel senso, anche tu, come tutte le persone, e come tutti, aspetta, e come tutte le montagne russe, no, non ci sono la grande salita. Ciao, ah, SDR Unbox, sì, ciao, io, Marco, no, mi dedicate un specifico la domanda. Ci sono alcuni. Specifico la domanda. Vai. Quando io ho le mie montagne russe, come tu hai detto, tutti. Io tutti, sono così. Tutti. E... prendo così le mie montagne russe. Ovviamente è una cosa molto personale. Tu. Oh, hai... sì! Oh, no! No. No. E... ora puoi dire quello che volevi dire prima. Certo. Però... l'impatto G devi veramente... ficcarti la lingua nel culo, che confronto è? Questo è un vlog? No, è un video, minchia, 26 minuti. È un vlog. È un piccolo masterpiece, se vogliamo proprio dirlo. È un vlog. Ok. La tipologia. Calmati, Marco. No, sono troppo calmo anche. Ok. Ma nei negozi? Diciamo che ci sono alcuni momenti nella tua vita, o nella tua vita, se preferisci, in cui, diciamo che si vede, cioè proprio... agli occhi palese al mondo, che o stai facendo la dieta o che c'è qualcosa di estremamente stupido per alcune persone ma per te molto importante che non va, tipo non lo so, hai il tasto L della tastiera che non riesci ma a prendere bene, ma questo lo so di me, e quindi quando succedono quelle cose là si vede esplicitamente. No, ma io non qua, ho chiesto questo. No, infatti dico, qua invece si vede che c'è un altro tipo di percorso. Qua siamo arrivati. Lui cambia molto spesso. Lui forse è una delle persone. Daniele, che... sono contento dell'escursus che hai fatto su di me e su di lui, ma non erano cose che sconoscevo. Le sapevo, soprattutto di me. Ok. Quello che ti sto chiedendo è: quando io ho quei palesissimi, io sono pure contento del fatto che siano palesi, momenti di roulette russa con la mia anima, la mia reazione. È questa? No. Tu fai ridere. Io non fa ridere. Io cerco di divertirmi forzato.
No. Era tu... solo quella la domanda. No, tu fai ridere per come sei. Cioè, nel senso, si vede che sei così, no? Ti guardo e dico, e mi metto a ridere. Dico, che bello che me la prendo, Marco. Me la metto in tasca e ci pago l'affitto. Andiamo. E Michael Schumacher, fanculo! Io credo che attualmente tutto il mondo stia sulle montagne russe e non voglia più tornare a casa. Guerre, ingiustizie, prepotenze, egoismi, ipocrisie e falsità. Per tutte queste cose fa cagare. Ma no, YouTube, il mondo fa cagare. Perché sono in contrapposizione a la pace, la giustizia, l'amore, la generosità, l'onestà intellettuale e soprattutto l'impudicizia, l'adulterio, ogni fonte del male. Le Olimpiadi, Simone! La falsità delle Olimpiadi! Ci siamo! Che quello che stia succedendo alle Olimpiadi, sia per quanto riguarda la cerimonia di apertura, ma anche l'incontro lampo tra Imane Khelif e Angela Garin. Diciamolo, parliamo di loro. Io amo Imane Khelif. Eh? Io la amo, è la mia regina. Non sia altro non che... Non sento crederci, Marco, perché a te piace un po'. Quando i napoletani vengono presi a pugni. Un sintomo di questa confusione e di questa montagna russa che il mondo sta attraversando. Un globo di persone offese da una parte e dall'altra. Queste persone offese, sentendosi vittime, si sentono in diritto di reagire e magari di rioffendere, creando altre persone offese che offenderanno altre persone. Un mondo di giudici offesi, ritirati a riccio nella propria identità, dove solo il proprio gruppo di appartenenza possiede in qualche modo... Che palle! Già. Mi manca Gemma. Oh merda! Oh merda! Proprio l'altra volta Mario mi diceva: stanno tornando tutti a fare YouTube, ma per lamentarsi. Non vedo l'ora di fare le 5 cose che è dei mannaggia Dio dei videogiochi, bro. Io preferisco vedermi classifica tier list pesti della Barilla che guardarmi veramente una rottura di palle. Io preferisco invitare tutti i pennuti della Lombardia al Colosseo e bombardare con mini bombe zar. Mini bombe zar. Il Colosseo. E muoiono tutti invece di sentire ancora video lamentosi. Basta, io ho finito. Solo una ragionevolezza e tutti gli altri sono i miscredenti, il maggiore, nemico. Minchia. Sembra che stia descrivendo la peggiore delle sette, ma in realtà che differenza c'è tra una setta che appunto esclude chiunque la pensi diversamente da loro e una delle qualsiasi ideologie più grandi che vigono attualmente sul pianeta Terra? Sembra di essere dominata dagli stadi tribali, tutte mini tribù, ognuno la pensa in un modo, la tribù accanto che c'ha un colore, lo stemmino un po' diverso dalla tribù tua, sì, sono i miei vicini. Qual è il problema? Imo. Adesso che hai detto Imo, ti ascolto più volentieri. Che secondo me noi siamo nati come clown. Io lo sarò per sempre se questa è l'alternativa. Non dobbiamo morire da politici. No. Non capisco perché la gente sembra che voglia fare quel passo, no? Non deve essere più un clown, non deve fare solamente ridere. Ora deve fare per forza anche riflettere. Oh! Non la pensano come me, quindi sono in qualche modo dei nemici. In questo caso, in relazione alle Olimpiadi, staremo parlando di quella ideologia che mo viene chiamata woke. Ma non significa niente woke, a mio avviso. Viene sempre usata come termine ombrello per definire i giovani d'oggi e le cose che pensano questi qua i giovani. Proprio perché è un termine vago, un termine ombrello, all'interno del wokismo anche io sono d'accordissimo con determinate battaglie. Scagliarsi contro il wokismo è anch'esso una, come posso dire, una battaglia tribale. Ci stanno degli youtuber che reagiscono a queste cose woke con la faccia tutta disgustata. Che schifo, questa cosa proprio non mi appartiene. Wow, non ce la faccio più. 5 minuti, hai visto? Wow. Vedo che ci siamo trovati. Questi esseri umani mi stanno disgustando in questo momento. Un saluto. Si fa passare. Secondo me doveva rimanere così, come regia, ma togliendo lo stroboscopio.
un altro essere umano. Non me va, non è proprio il mio, bello. E non è, credo che non sia il campo di quasi nessuno sul pianeta Terra. Anche questa caccia al cromosoma mi sembra una caccia alle streghe tribale per identificare sempre un cattivo. Stanno circolando queste foto di quando Imane era una bambina. Una bambina, bella. Mi sembra palesemente una bambina. Penso che pure a te sembra palesemente una bambina. Quindi di che stiamo a parlare? Tutto il resto sfocia in una speculazione pseudoscientifica in cui non voglio minimamente tuffarmi. Poi, e allora basta! Box non ci ho mai capito niente, non mi improvviserò esperto di box come molti stanno facendo, ma mi è sembrato semplicemente di vedere un incontro dove persona A è molto più forte di persona B, o comunque manco un incontro ci ha provato un sacco, manco ci ha provato più che altro, manco si sapeva se era più forte, poteva almeno provarci. Neanche voglio fare l'esperto, ma non sembrava neanche super pugno quello. Ma no, mi hai fatto male il naso, mio, a box ti ha fatto male il nasino, sì, sproporzionato. E qua nel paradenti c'era scritto Tiger. Capito? Ah, veramente? Sì, ah, ho visto. Perché lei è Angela Carini. Carina? Carini? La Tiger. Ah, la Tigre. Solo per il fatto che finisce subito. Minchia, ma non ci ho visto tipo potenza disumana. Bello. Non ho visto l'incredibile Hulk che sfonda qualcuno. In realtà non ho visto nulla di tutto questo. Un incontro che dura poco, sì. Quindi sta presunta forza sproporzionata, no, che va contro il principio sano della giustizia nello sport. Dove sta? Io direi, aspettiamo che magari Imane faccia più incontri. Vediamo se... Ho visto che è una donna Imene. Hanno preso Imane, no, Imene, perché è una donna. Voi la vedete? Non c'è una presa in giro. Non è che stavano lì a fare a prendere in giro qualcosa. Al limite c'è l'appropriazione superficiale ed ignorante di un simbolo religioso. Alcuni sostengono che neanche fosse l'ultima cena, bensì un banchetto generico di Dioniso, perché poi si mette a cantare, a ballare davanti a tutti. E anche perché le persone presenti sul tavolo non erano 13, come presenti nel famoso quadro. Sta una persona sacra con l'aureola al G-I-A. Dentro di una tavola molto lunga. Ah, ecco, cosplay dell'ostia. Con accanto perpendicolarmente altre persone che la guardano. Quindi, sì, iconograficamente, a primo acchitto, è l'ultima scena. È gli ultimi boss di Final Fantasy 17. 12 parti di Krakashak, la nera, Borodalka, Zoculus, Rim, un bimbo, Futta, Michael Jackson, e Neg. Cena. Che sia l'ultima cena di Gesù descritta nel Vangelo, che sia un banchetto a caso di Dioniso, per me neg. Il problema rimane neg. Lo stesso. Si non è Gneg, è Neg. Io non ho capito l'ultima... Neg. La H finale. È Neg. Come si scrive? N-E? No. Non come dici te, non come pensi. È metà della G. Tipo, tagli la G a metà e fai una... La piccola C, perché se la tagli c'è una piccola C. Ok. E neg. Ok. Prendono simbolismi spirituali a caso, in modo ignorante. Non è neg. Gonna step down. Are any of you gonna do anything after the most blatant mocking, probably in history of Jesus Christ, or you all gonna sit there and do absolutely nothing and talk about how somehow, in the end... Va bene, Marco. Wow, Daniele, penso di poterlo dire a gran voce. Adesso apprezzo di più la vita vera. Internet è finito. No, non è finito. Non è vero, Marco, perché guarda te, fermati là e non ti muovere un secondo, perché il tuo amico Daniele ti riporterà il sorriso con due bellissimi regalini. Che sono dalla vita vera e non da internet. Guardate, questa qua è una busta di Disneyland Paris. Il parco divertimenti dove tutto può succedere. Non c'era né Minnie, né Topolino, né Pluto, né Pippo. Non ne ho visto neanche uno. Volevo farmi una foto con loro per due giorni. Mazzozzi. E quelli che si vestono e vanno e in giro. E c'era Elsa. Non c'era Iron nessuno, Man. Ma hanno cambiato perché hanno aperto due parchi divertimenti di Disneyland. Uno è il parco classico e hanno messo uno nuovo della Marvel. E erano tutti là. C'era Iron Man, Thor, Black Panther. Vabbè. Comunque.
Il primo regalo, anzi, vuoi quello di Disneyland o quello non di Disneyland? Voglio quello di Disneyland. Ok. Bro, appena... È un termosifone. No, non è un termosifone. Sembra una tazza. No, infatti. E, bro, non voglio spoilerarti troppo, ma appena l'ho vista ho detto questa è per il mio amico Marco. Fermo, fermo. Ancora uno. Uno qua. Non riesco a crederci, anch'io ora, direttamente da Safe Place, sono in possesso di una handcap. Ho portato una handcap a Marco. Cazzo. Grazie. Ti piace? Sì, mi fa schifo che ci sia Topolino, cioè che cazzo vuole, voglio solo la M, ma va bene così. Ecco qua, ho preso una handcap per il mio amico Marco, che magari se vuole bere, non so, un bicchiere di succo vegano. Ma bevo adesso l'acqua. Però goditela direttamente da Disneyland e basta. Più o meno questo è quanto. Topolin, Topolin, viva! Ok. E tu di che anno sei? No, lavala Marco! C'è la polvere di Disneyland, chissà quanti bimbi! Ma fatti crescere il cazzo, idiota! Te la prendi sempre con le nuvole, sei un po' come Eminem. Luce, luce, luce! Oh, oh, fai vedere, fai vedere. Come si gira? Non lo so. Oh, 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 oh! Può fare una rotazione di 360 gradi. Puoi portarla qua? Non so come. Non so davvero come, bro. Fammi provare. Sembrava da solo avanti e un po' a sinistra. Ma come? Va dietro e a sinistra. Prova a pensare. Dov'è? Ragazzi, va dietro e a sinistra. Prova a persa. Come l'hai persa? È andata sotto il divano e non risponde più ai comandi. Stai sotto anche tu lo stesso livello, così funziona. La sento sbattere con qualcosa. Beh, io mi sono divertito un modo. Grazie Daniele. È un grosso piacere e niente, è tutto qua. Me la trovi. Va bene. Devo spostare il divano. Come direbbero i politici, devo spostare il Di Maio. Fermo. Va bene così. Anche se le views calano, Allora, Daniele, io so... Terrificante. Temibile. Io quel video là l'ho stoppato perché l'abbiamo visto quando è uscito. Minchia, ci volevo essere, cioè, video. Ma io e Mario, cioè Mario stava facendo live. È uscito il nuovo video di Ciccio Gamer. Ciao Besazzo. Si chiama come ciao Marco. Là. E no. Ho detto guardiamolo. No. E ho staccato a 3 minuti perché non riuscivo più a contenermi. Cioè, sicuro mi beccavo qualche cosa. Preparati. Ti dico solamente una cosa che a me ha fatto ridere, ma come un vecchio. Mi sono rivisto e ho fatto... Meno male, raga, che... L'acqua? Una cosa che comunque mi tranquillizza è vedere che comunque anche gli altri stanno calando. No. No, non l'ha detto. L'ha detto? Non l'ha detto. So che è una cosa brutta da dire, però almeno non sto calando da solo. Oh no. Wow, complimenti, hai normalizzato la malattia. Wow. L'ha detto o non l'ha detto? L'ha detto, idiota. Ma
ho visto, scrollando su TikTok, che parlano dell'Olimpo, ed è una roba che ha detto lui. Che cos'è sta cosa dell'Olimpo? Lui dice che c'è questa specie di Olimpo dei Twitch grossi che lo smerdano. L'Olimpo. Sì, mi immagino Dario, Blur, che ne so. Noi siamo dell'Olimpo o no? Noi? Dove ci collochiamo? Siamo i Forsaken. I Forsaken? Siamo lì. Io quando la prima volta sono andato a Under City, ho visto Sylvanas, ho cliccato We are the Forsaken. We will slaughter anyone who is standing our way. Oh, sono dei vostri. Magnanimo, ci ho trovato. Senti, tu l'hai visto tutto quel video? Yes. E io mi sono fermato a due supercar. E lì ho detto non posso andare avanti perché sennò divento pazzo. Cosa succede dopo? Quello che ti sto dicendo è che io nel video, perché ho fatto una... Wow. Quella è la cosa minore. E non capisco come sia diventata quello meme, ma penso perché era per le supercar. Perché dice davvero di peggio dopo. A un certo punto entra in delirio puro e fa così. Quindi niente ragazzi, questo qua era un video informativo. Per esempio sto cambiando avvocato, sto cambiando commercialista. Ma che gliene fottia nessuno? Stai cambiando avvocato e quindi... C. Wow! Dove è peggio? Oltre questo delirio, poi arriva questa meravigliosa parte che reitera. A un certo punto fa: Lo so, lo sto ridendo, è brutto. Però meno male che gli altri stanno colando. Ma ci pensi? Se gli altri salgono e lui rimane giù, che video esce fuori? Tu devi vederlo quel pezzo. Vediamo. A me è onestamente dispiaciuto per lui, bro. Non sono riuscito a insultarlo. Oh no! Cioè, quindi è contento perché tutti quanti hanno... È l'unica cosa che ci trova di positivo. Ok. Le views sono calate, i commenti, raga, mettete pochi commenti. Ma come puoi quello trattarli come un... come un organo? Sì, sì, come del frumento. Allora perché non cresce? Ha piovuto due volte. Come mai non mi hai dato il mais? Non lo saprai mai, se Ciccio... Oh no, ma di nuovo! Creosito ha donato 2 euro. Smettila. E lo fuckers. Io credo, anzi sono certo al 1000%. Che lui se l'è presa tantissimo, visto con Dario, con tutti se l'è presa tantissimo. Io non l'ho vista la reaction di Mario e Dario, è un po' perculante. Ma io sono sicuro al 100% che io fine. Faccio 300 volte peggio. Perché mi sbatte il cazzo di vedere sta roba qua. Ti consiglio di non farlo. Hai capito, per quello mi sono tolto le... Ma perché eri in live tu? Era in live da Mario, sì, abbiamo visto i primi 3 minuti. Io ho detto no ragazzi, qua... Ora metto il video. Vediamo una delle mie due supercar. Quindi ha fatto il video con la supercar. Ah sì, perché si è lamentato del fatto che non riusciva a fare cosa? A fare contenuti con le supercar. Ha detto ho due supercar eppure non ci ho fatto contenuti. Verso la fine dice: perché so che denuncia Trigger Happy. Mi interessa. No, a me interessa a me. Ragazzi, benvenuti in questa nuova reaction, anzi... Sei molto meglio di Manuel a fare i rumori da morto. Reaction! Qui sul canale di Marco Merrino con i Poltergeist. Non sono uno, non sono tre, ma sono due. Io e Marco Merrino. Ma oggi c'è anche Ciccio. In questo momento è il fatto che ho qualche problemina e qualche problemino economico. Perché problemina, attenzione, datemi tempo di spiegare. Voi mi direte, ma come? Te ne vai a Disneyland Paris, spendi 1000 euro e poi dici che c'hai problemi economici. Anch'io ho speso 1000 euro. Oppure hai due supercar e dici che hai problemi economici. Sì, datemi sempre tempo.
O ce le mangi tipo un bambino di 13 anni fa. Ma scusa, cose occulte ha donato 2 euro. No Marco, non puoi dire che ti è dispiaciuto per lui. Non se lo merita. Ha sempre marcato sul sentirsi sto cazzo. Sempre lo ha fatto. Sei e ha sputato sui suoi fan tante volte. Sei un cattivello, perché invece il dispiacere arriva proprio da quello. Quando vedi una persona che è intricata nella propria rabbia e nel proprio malumore e dice cose come gli altri calano quindi sono felice, cosa devo essere arrabbiato? Non mi nuoce per niente a me, quindi mi rimane solamente il dispiacere. Ma un vero dispiacere, anche perché lo dice con una naturalezza. Ma ci pensate, tipo un bambino che va da lui e gli fa: no mamma, effettivamente lui ha problemi economici. Certo, ha due Silvio Fortissimo sapra ha donato 2 euro. Ok, ah, pezzo di merda, vuoi la sfida? Marco? Daniele, avete 5 secondi per scambiarvi le magliette. 5, 4, no, 3, no, no, 2, no, 1, 0. Amico. No. Però bravo che l'hai fatto. È difficilissimo. È difficilissimo. Mm-hmm. Poi non è una prova neanche fisica. È di velocità. Io credo fosse doveva essere una prova fisica. Tipo corri, fai per dimagrire. Ma perché con la mente te la togli la maglietta? Ma non è una prova fisica. Ma non ti capisco a volte. So che cazzo dire. Vabbè. Daniele, sei cambiato. No, ma veramente. Ragazzi, scusatemi. Non mi aspettavo fosse una cosa così incredibile. Ma proprio perché non lo era, è strano. Ma fanculo, Dani, sei proprio antipatico. Credevo fosse tutto il format su fare esercizi fisici che fanno dimagrire. E quindi? Se esce una cosa diversa non la fai, proprio di impunti. Eh no, è sbagliato il format. Fai schifo. Ragazzi, scusate. Chi credi essere? No, no, non che cazzo dici? Ragazzi, non pensavo veramente no, io fosse... pensavo fosse tipo una capriola all'indietro, no? Togliere tipo le capriola all'indietro. Capriola all'indietro potrebbe essere buona come prova. Ti vergogni farti vedere a petto nudo? Mi sono già fatto vedere a petto nudo, anche nei tuoi. Vai, spogliati. Non voglio spogliarmi, Marco. Ma non ci penso neanche. Ti vergogni? Non voglio spogliarmi, ma... Marco. Ti vergogni? Non mi vergogno, non voglio spogliarmi. Adesso che me lo chiedi più volte mi viene ancora meno voglia di farlo. Ma che è sta faccia da Neville Paciok del cazzo, eh? Spogliati prima che ti strappo quella maglietta. No, di dosso. Non mi spoglio, Daniele adesso. Non lo farò mai. Ma come puoi dirmi di no? Togliti quella maglietta. Se vuoi facciamo vedere il video dove sono senza maglietta. Ce ne sono almeno 6. Va bene? Ma hai qualcuno dentro di te? Ma che frasi ti stanno uscendo dalla testa? Non voglio denudarmi. Adesso che me lo chiedi così, no, mai più voglio. Daniele, perché non te la vuoi togliere? Però deve essere un motivo che convince tutti quanti. No, ma c'eravamo tutti, Dani. Sul non ti va, c'eravamo tutti. Ok. Io ti ho chiesto il perché non ti va. E se tu mi dici non mi va, mi sento preso veramente per il buco del culo. Ok. Come mai non ti va? Come mai non vuoi toglierti? Te lo spiego subito, anzi sabato. Marco strappa quella maglietta e libera il vero Daniele dalla sua gabbia. Vediamo, perché io mi sto spaventando. Mi sento su Still Wakes the Deep. Mi è spuntato un terzo capezzo. Cazzate. Qua. Cazzate. Va bene. Cazzo, Daniele, hai azzerato la curiosità di tutti quanti. Tienitela. Questo? Tieniti la maglietta, Daniele. Mica ora... Mob-basso31 ha donato 2 euro. E falla vedere sta pancetta. È spuntato un terzo capezzolo qua. E non mi va di farlo vedere. È un brufolo? Non lo so. Ti fa male? Un po' fastidio. Se lo tocchi ti fa la stessa sensazione degli altri... Non saprei definire la sensazione, no, degli altri capezzoli no, però mi dà una sensazione come se vivesse. Vabbè, a me. No. A me? No. Ti giri e lo fai vedere a me? Non mi va. Cosa sta succedendo? Ti sto rispondendo a delle semplici domande. Non mi va di farti vedere il mio terzo capezzolo. Micetta obesa ha donato 2 euro. Vai Daniele, 7 secondi per fare una capriola all'indietro. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Zero. L'ha fatta un po' così, ma l'ha fatta. Perdonato. Eh? L'ho fatto, hai visto? Gli esercizi fisici li faccio. Non ti vedi. L'ho fatta, l'ha vista Marco. No, l'ha fatta, l'ha fatta. Daniele, si è cambiato come YouTube, fa cagare. E intanto sciacquati la bocca. E peggio. Peggio. Il percorso clericale e parlare di strutto per tutto è il video. È una sua scelta. Non toglierti la maglietta, è la scelta di qualcun altro, non la tua. No, è una mia scelta. No, non è un richiamo da qualcosa. E devo capire cosa per salvarti. Non c'è nessuna quest, non c'è niente di dietrologia. Non è vera la cosa del tu non hai un terzo capezzolo. Ho un terzo capezzolo. No, è una bugia. Ho un terzo capezzolo. Giuralo sull'utero di tua mamma. Ok. Dillo. Giuro sull'utero di mia mamma. Che non hai un terzo capezzolo. Che ho un terzo, capezzolo. Devi mostrarlo a tutti. Non voglio far vedere il mio terzo capezzolo. Per adesso. Ti vergogni. Per adesso sì. Io me ne sono andato da casa vostra per questi motivi. Questo non ha proprio senso. Sì. Perché non mi toglievo la maglietta. Perché non ti toglievo la maglietta, perché non usavo il mio dito quando mi cagavo nel dito, per tante piccole cose. E bro, va bene così, nel senso, adesso avrai trovato sicuramente la tua dimensione. Questo è poco ma sicuro, ma ogni tanto, quando c'è una cosa schifosa o strana da fare, mi piange il cuore a sapere che un Pinguz l'avrebbe fatta. E non voglio pisciare sopra il nome di P. No, ma Daniele, con cui ho vissuto tanti anni e ho vissuto le mirabolanti... Grandi mirabolanti avventure, vero? Sì. No. E questo mi fa schifo. Non te la devi prendere, Marco. Manco io. Tu chissà con chi cazzo hai fatto l'amore. Eh? Chissà con chi cazzo hai fatto l'amore. Ogni volta che hai una strana cosa nel corpo hai fottuto qualcuna. È un tritone. Hai fottuto un tritone? No. Però mi piacerebbe. Ma l'hanno fermato in Francia per il capezzolone? No, non posso parlarne. Scusami, bro. Adesso no, sono è la live più pallosa del pianeta. E ci intanto... ho visto Santoro. Non vuoi mostrare il tuo terzo capezzolo. Non posso parlarne. Ragazzi, giochiamo, però faccio vedere metà videocamera. Che cazzo ne pensate? Sono un dermatologo. Potrebbe essere un angioma rubino. Mostralo così. Ho un David John. Andiamo di là, me lo fa vedere. No. A me! Solo a me! Vengo. No, andiamo di là, andiamo di là. Non voglio fartelo vedere. Ma che cazzo succede? Non voglio fartelo vedere e basta. Sono stranito. Non fare che così. Sorriso da zaino. Ogni tanto Sgrotoz, l'attesa ciao. È essa stessa il piacere. Ma sai che è rarissimo. È proprio raro che attendo e faccio ah, mi sto scialando. La fine dei Poltergeist, ma puoi dirlo forte. Forse e ti lamentavi di Ciccio Gamer, ma come ti permetti? Forse è il momento, allora. Forse dovremmo fare come il Cerbero, ognuno ritorna sul proprio canale. Ragazzi, chiamo Jeff e gli chiedo se vuole essere il secondo Poltergeist, se ne va Daniele. Oh, ragazzi, buona fortuna! A tutti voi! Tu puoi prenderlo per il culo quanto vuoi, no, ma se, se lui spuntasse un cazzo qua, non vedrebbe l'ora di accendere la live e farlo vedere. E io sono contento per lui. Micetta gay. Ragazzi, chiedo scusa a tutti quanti, faccio veramente ammenda, ma certe cose ancora non possono essere dette. Ma tra un po' succederà. Me lo fai toccare? No. Wow! Ora ti do sto dito e tu me lo metti là! No. Daniele! Non voglio parlarne. Possiamo non parlarne più? Togliamo questo elefante dalla stanza. Assurdo, possiamo non parlarne più. Ma non l'hai mai detta sta frase. Esatto, quindi prova a immaginare come dovresti rispettare un tuo grande amico di vecchia data. No, Daniele, questo mi fa uscire di testa e ti spiego perché. Vai. Perché finché c'è da cagare proprio... sopra la croce che ha messa qua quel cazzo di Tao di Tutubi, grandi feste alla corte di Francia, ma quando c'è da mostrare un capezzolino che probabilmente ti è solo spuntato, non hai succhiato nessun cazzo strano, non lo vuoi far vedere e mi devi droppare la frase
Non voglio parlarne più. Che cosa ti è successo in Francia? Non posso ancora parlarne. Dammi il numero di Cicirezzi. Gli alzo mano a quel cesso. Ma non ha fatto nulla. Gli spacchi il cuore, è colpa sua. Ma non ha fatto nulla. No, ti ha reso un idiota. Dammi il numero. Come si chiama? Non ha fatto niente. Che cazzo hai fatto, Cicirizzi? Ridammi il mio amico. Dove cazzo l'hai lasciato? Chi sei? Che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto? Socio, l'hai reso un... Un? Dillo. Dillo, dai. Imbecille. Ok. E purtroppo, Marco, ci sono alcune cose che non possono essere dette. No, ma diciamolo in altri modi, finché non mi fa più male. Non so più come spiegare. Non devi dirla più, perché è strana già la prima volta che l'hai detta. E allora, facciamo un bel respiro adesso. Vai, beviti un po' della tua handcap. Guarda che amico che sono, ti ho portato la handcap. E io apprezzo tantissimo. Ti piace? Guarda, c'è... Little D ha donato 2 euro. Forse è meglio rimettere la sagoma. Ragazzi, benvenuti, siamo i Poltergeist. Ciao. Benvenuti qua. Nadia NXD ha donato 2 euro. Marco, hai tutta la live per alzare la maglietta in un momento casuale. Sta tranquillo. No. Molestia. Ciao ragazzi, sono con Daniele qua, il più grande amico della mia vita. Oh, mica, se preferisci. Daniele, l'hai proprio detto. Preferisco. Cosa hai detto? Cosa hai fatto in Francia? Nulla, mi hanno fermato per una... Mi sono drogato, mi hanno detto, ehi tu, fermati. Ho capito. Ma senti, problemi in questo periodo? No, i soliti. Sto provando delle emozioni. Ho questa cosa qua da fare. Ho fottuto una barbona. E ho un terzo capezzolo. Aspetta, Daniele, cosa cazzo hai detto? Sto provando le emozioni, l'altra cosa. Ho fottuto una barbona, l'altra cosa. Ho un terzo capezzolo, proprio quella. Che cosa cazzo intendi con un terzo capezzolo? Quello che hai sentito, Marco. Non ho due capezzoli come la gran maggior parte del pianeta Terra, ne ho 3. Daniele, è rarissimo. È rara questa cosa. Per favore, puoi mostrarlo? Questa era una piccola opera teatrale, si chiamava Io e il mio non più amico Daniele. Allora, Marco, non puoi prendertela così tanto? No, Daniele. Io la rabbia con te l'ho lasciata ai primi tempi in cui ci conoscevamo e ci scontravamo. Ora non mi rimane altro che grande confusione. Sì. E voglia di capire ciò che a quanto pare in questi 8 lunghi anni, ma neanche così tanto perché ci siamo divertiti, a quanto pare non ho acchiappato. Perché è stranissimo quello che stai facendo. Non sto scherzando, non sto facendo la parte. È stranissimo. Ok. No, allora, hai ragione, Marco. È molto strano, ma ho delle valide ragioni. E allora non è un capezzo, è un brufolazzo. Non è un brufolo. Hai una foto? No. Vuoi che faccio una foto? E me la fai vedere. Solo a me, non, ti giuro. Va bene. Fa vedere, non lo giro, te lo prometto. È un neo. Guarda, c'è anche il bottone. Ma è un neo. È un neo. Non è un neo. È un neo. Non è un neo. Non è un... Quanto è grande? Di stop? Stop. Daniele, ora sarò una persona che idealizza molto, ma io immaginavo che facevi così ed usciva una tettazza. Non ho una tetta, ho un capezzolo. Hai un neo. È un capezzolo. È un piccolo stupido neo di merda. C'è anche il bottone. Sai chi ha un terzo capezzolo? Paride. E il suo all'aureolo è come questo. Aspetta un attimo, me lo esci di nuovo?
Ma lo vedo. Non voglio. Dai. Veramente, veramente. Di spiegare Disneyland Paris, ragazzi, mi è costato 1000 euro, ok? So il valore di 1000 euro, ma fidatevi, quando devi dare allo Stato 130.000 euro, ah? Ammutolito? No, è veramente uno sciocco Ciccio Kevin in questo video. Ok, euro, il tuo problema non è più quel 1000 euro, ok? Quindi e qual è? Dopo qual che è io già ho pagato 1.200.000 euro e li ho dati allo Stato uno sopra l'altro, perché mi ha pagato 1.500 euro di tasse. Penso che sia... Volevo togliere il problema. Un debito che avevo. No, credo che l'avessero beccato per... Evasione? Sì. Androi, ciao bello, grazie. Fottete in caduta. Purtroppo mi rimangono... No, 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 fermi tutti. Euro, che sono abbastanza pesanti, quindi per un po' di tempo, ragazzi, dovrò subire questa... Cioè, tutti aspettano una tua reazione, nel senso. A cosa? Ho già reactato a questo video sul mio canale. No, 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 no. Adesso Stuvice. No, non la reaction a questa roba qua, ma al... al terzo capezzolo. La cosa qua. Capezzolo rivolta. È un terzo capezzolo. La foto era merda in confronto. La foto era una macchia. E sembra davvero un capezzolo. È identico a quelle che ho trovato online. Quando te ne sei accorto? E di recente. Non ho avuto una epifania. Ma dimmi a che... sensazione tattile assomiglia quando te lo tocchi. Fammelo leccare. No, non ancora. Appena so che non si può fare, te lo faccio leccare se vuoi. Che non si può fare? Cioè, tipo, magari vado là e mi dicono: non te lo devi toccare, non puoi unirlo. Ma la mia lingua non fa niente. Non lo so, non lo puoi sapere. Ok. Ma ci si... Falsi, falsissimi. Pensa come vuoi, nel senso, non è che sono qua. Non mentirei mai su questa cosa. Ma è spuntato da un giorno all'altro? Non credo, ma penso che si sia ingrandito da un giorno all'altro. Magari prima era una cosa. Ha delle super luci? No, non fa neanche i 360.